Tutto bene? Penso che le 21 sono in super attesa, chi lo dici? Ma anche di FIFA. Devo dire, sono due titoli che mi incuriosiscono tantissimo, ragazzi. Dovranno essere... Che cosa? Dovranno essere un netto cambio di ritmo rispetto a quello che si è visto quest'anno, ragazzi. Quindi dovremo vedere un pochino. Voi come state? Che si dice oggi? Maldini è ancora fuori forma, delusione dei supporter addirittura. Uè, Matteo, l'NTF sono i non fungible tokens, cioè sono le opere digitali, il possesso di un'opera digitale che tu non possiedi. Ma di cui paghi la cioè di cui paghi il possesso dell'originale, di una cosa che non hai. Centinaia di migliaia di dollari ognuna. La morte dell'intelletto sono, in sostanza. È una roba. Lasciamo perdere, guarda. Oggi leggevo che hanno venduto il non fungible token del meme della bambina che ha alle spalle l'incendio a 470.000 dollari per il possesso di un'immagine digitale che c'hanno tutti. Io, guarda, stendiamo un pietoso velo. Ciao Davide, come va? Una domanda, ma come mai nessuno parla del fatto che il DualSense PS5 con il trigger duro rischia di essere un malus nel multi? Ma fondamentalmente perché tutti lo disattivano. Quel tipo di funzione. Io non. Non me ne occupo di queste. Purtroppo non è un argomento su cui io posso esprimere il competitivo sugli FPS. Mi sono commosso a vedere. Lo so. Prossimo anno vivo PES. Dipende, ragazzi. Dipenderà da un po' di cose. Allora, io vi dico da adesso. Che ho la sensazione, ci stavo pensando proprio l'altro ieri, che l'anno prossimo, se dovessero essere due titoli molto molto nuovi, molto molto rivoluzionati, io ne farò uno solo fatto bene durante l'anno. E non credo di farli entrambi anche l'anno prossimo. Sì, li giocherò, li recensirò entrambi, però serie annuali, difficile che le faccia tutte e due. Dobbiamo vedere un po' cosa succederà, come saranno i due prodotti, ma se ci sarà una differenza profonda tra i due e una differenza profonda fra i nuovi e i vecchi, credo che ne abbraccerò uno, il migliore che ci sarà, e porterò avanti quello. Perché non, è difficile portare avanti due calcistici, anzi tre, con grande costanza, con buon livello. Mi auguro che l'anno prossimo ci possa essere anche una mezza rivoluzione in termini di online per rendere l'esperienza multiplayer più godibile, per cui vorrei prenderne uno a cuore, diciamo, e seguirlo fino alla morte, ecco. Facendo online, facendo offline, facendo carriere, faccio però uno fatto bene. Pietro, grazie mille per la Samba 10, grazie di cuore. Quest'anno tu però qual è stato il migliore Football Manager? Che sembra una risposta così. Non logica, però secondo me quest'anno il miglior calcistico è FM. Se mi devo mettere su quelli che propongono simulazione, ho difficoltà a rispondere quest'anno. Perché PES mi piace per delle cose, FIFA per altre, ed entrambi non mi piacciono per delle cose, per cui io onestamente penso che complessivamente forse FIFA è superiore, ma veramente parliamo di un niente quest'anno, veramente di un niente. Nel complesso, tenendo conto di gameplay, modalità, offerta contenutistica, qualità produttiva, comparto tecnico, tutto il pacchetto FIFA sta sopra, secondo me. L'anno prossimo tocca vedere, perché PES dovrà giustificare un 2021 privo di novità, ecco. Vediamo un po' che accadrà, ragazzi. Sarà interessante valutare tutto quello che ci sarà di nuovo e, ripeto, sarà figo anche eventualmente
vedere se varrà la pena di farne uno solo, ma fatto bene. Cosa che io mi auguro, è che sia l'uno o l'altro, non mi interessa poi. Però, cioè, quest'anno l'ho accusato un po', dovendo cambiare uno l'altro, uno l'altro, uno l'altro. L'anno scorso l'ho dovuto mollare l'idea di fare entrambi perché era una roba senza senso. Diciamo che io sono per le cose, poche cose fatte bene su certi ambiti e non lo so, vediamo insomma come si evolveranno. Intanto fatemi spammare, siamo live. Siamo live con PES. Diciamo che in cuor mio, ve lo dico con grande sincerità, il prossimo anno mi piacerebbe sfruttare anche tanto Leggende Ignoranti, tanto, per fare di più del solito. Però mi piacerebbe vivere un prodotto calcistico a 360 gradi, veramente tutto quello che c'è. Nitro Full, Druckmann ha annunciato che possiede la sceneggiatura di The Last of Us per te. Che ne pensi? Ci ho fatto un video oggi, arriverà credo domani. Non riesco a esaltarmi molto perché manca un botto. Però già il fatto che se ne parli. Già il fatto che se ne parli, ragazzi. Il tuo unico vero problema è che la giornata è composta da 24 ore. Sì, e che non sono più giovanissimo, per cui gli occhi sono ormai provati dalle sessioni da 12 ore al giorno. Bei tempi quando ci facevo 16 ore di gaming al giorno senza batter ciglio. Adesso, mamma mia, invece fate. Ieri, ragazzi, ho fatto Judgment ieri, la live, che mi avete visto che stavo un po' provato con gli occhi. Ho passato la serata così. Perché stavo distrutto. Non sono riuscito a fare praticamente niente ieri sera, per quanto stavo con gli occhi distrutti. E ancora oggi perché ho messo il cortisone, se no non ce la facevo. Se no, era un'altra giornata buttata pure oggi, oltre che la serata di ieri. Però, d'altronde, ragazzi, ogni lavoro ha le cose sue, che tocca fare. Così come chi lavora in fabbrica sta sempre con antinfiammatori, cose. Ogni lavoro ha i suoi risvolti. Il mio ha questi, che tocca fare. PMH, ma ci sono abituato, anzi. Sono anche a ritmi più bassi rispetto ai periodi quelli neri veramente di qualche anno fa. Adesso quantomeno adesso si corre, non dico in piano, ma con una moderata salita. Prima era così la salita. Adesso siamo un po' in salita, è un po' faticoso, ma si cammina, ecco, almeno quello. Però vagazza, ragazzi, io mi riposerò in pensione. Probabilmente mi riposerò. Da libero professionista mi potrò riposare in pensione, non credo prima. Allora, ragazzi, io partirei. Gli occhiali con la luce blu mi stanca di più. Ma io in realtà no. Io ho questi che mi salvano la vita. Io questi li attacco, giusto i video li faccio senza perché sono mezzi inguardabili. Cioè, questi, se li metti, sembra che c'hai. Gli occhiali, quelli che ti mette l'ottico quando ti deve andare a misurare la vista, no? Però diciamo che le live e i video preferisco farli senza perché un po' mi impicciano, pesano di più gli occhiali. Però quando lavoro, appena tac, e me li metto. 16 ore di tietto. Ci manca. Ciao, Freddy. Ciao, ragazzi. Ciao a tutti. Contento di vedervi. Allora, io intanto vado qua a meno 16. Ok. Non si notano, ma oddio. Diciamo che forse i video in cui c'è la cam piccola, uno potrebbe anche metterli. Ma i vlog sono. Con questo coso. Devo cambiare gli occhiali, ma non ho mai tempo neanche per andare a fare quello. E quindi drammaticamente. Io inseguo sempre i miei impegni e non trovo mai il tempo di farli, di portarli a termine. Comunque, a parte i deliri del vecchio Falco, io direi di andare oltre. Ah, abbiamo la Juventus! Abbiamo la Juventus oggi. E sarà amarissima con la Juve. Tra l'altro, una cosa che mi hanno detto in parecchi di cambiare i ruoli a Digno Moscrew. Grazie, amico mio, per la risalba a 14. Guarda, Falco, ultimamente non riesco più a vedere le live. L'ultimo anno di magistrale si fa sentire, non vedo l'ora di iniziare a lavorare. Comunque, vi si vuole bene sempre, Teresa, amico mio. In bocca al lupo perché so che è una cosa molto, molto impegnativa in questo momento, specialmente
Non vedo l'ora di sentirti dire che è tutto fatto. Perché non mi cambia il ruolo? Oh. Non mi permette di cambiare ruolo? Non mi fa cambiare ruolo. Ah, devo arretrare un botto. Infatti. Cioè, 94 mentre qua mi dà 90. Allora sì, arretriamo. Maledato un po'. Bene. Allora, raga. Tocca provarci. Tocca provarci. Se posso creare te lo faccio, però. Ormai faccio questo a tempo pieno, ragazzi. Ormai è questa la mia vita, ragazzi. Dopo tanta fatica. Buonasera da Fabio Caressa. Allora, prossima partita, Fabio, ci sono e potete spendere quel i nuovi Aldo Coins, tra l'altro, cinque. Anche noi siamo entrati nel Come mondo si può delle passare la notte a guardare dei le Crypto Aldi stelle con adesso. l'oscenità? Invece, questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 Vi minuti. ricordo che se passate il cursore dello schermo vi esce scritto Frisa Bredino, cliccate su Ma YouTube. non No, potete grazie perdere ovviamente, l'occasione della grazie prova amico mio, eccezionale. Il loro grazie supporto di da vice cuore signore del per averlo calcio italiano non ricordato. viene mai meno. Nel frattempo, Allora, Caressa oggi cioè, vogliamo dare un senso a questa stagione? Ce la Juventus ha facciamo? voltato a Sarebbe pareggio la prima meraviglioso. Tanto razza c'è della anche il Maradona Juventus. del Bosforo, gli Si fischiano i rivalgherà falli che un non ci calcio di stanno. punizione per gli avversari. Faccio ancora FM, assolutamente sì, e sono già pronti gli episodi di giovedì e sabato, registrati oggi. No, uno ieri e uno oggi. Io farei un episodio al giorno di FM, dico la verità. Quest'anno sono preso a dei livelli da Football Manager che mai pensavo possibili. Mi sto incastrando con una cattiveria assurda. Colpire, bel tiro, sono andati vicini al gol. Infatti mi si è anche rotta una cassa. Sento da una cassa sola. Ma se te va. Se poi te va, t'aspettiamo. Grande Masiello. Occasione da E rete. cala. Rigore. Va bene. Che gol, mica male, davvero Va mica male. bene. Lo posso accettare. Cristiano Ronaldo, ricordiamolo, ha portato a casa Lo la posso terza rete della accettare. stagione. Ma non è finita qui. Intanto a pronostico Partita in grande aperto. Siamo. partenza, un ottimo inizio. Vabbè che. Ha messo al sito, sennò mi piove. Occhio per il lancio lungo. Prova a tirare. Insocca le spalle del portiere. Ma la palla di Ronaldinho? Un fantastico tiro al volo Ma di la palla di Ronaldo. Ronaldinho? Ma ne vogliamo Da parlare? urlo. Vede la palla. Cerca d'istinto la volée e Ma calcia la in palla di profondità il rigore. Ronaldinho? Un gol davvero da brividi. No, dico. D'esterno? Cioè, ragazzi. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè. Cioè, veramente. Poi Forlan che sembra Cerci, eh. Devo Si dire, c'è cioè, riparte, questa si può somiglianza riparare. Si inaspettata sono fra ripresi Forlan e subito. Cerci che Insegna al onestamente portiere mi sono coglie un stati po' puliti così, subito. Complimenti agli arbitri. impreparato. Che reazione da grande squadra. Chelsea è posizionato benissimo, sì. Chelsea Arthur. un po' alla Pepe, anzi, alla Paolo Lopez. Diamo Palla uno scorta. schiaffo a questo campionato. Glielo diamo uno schiaffo a questo Colpo preciso. campionato. Glielo diamo uno Insegna. schiaffo a questo campionato. Glielo. Non glielo. Vabbè. Ciao, Rallentato l'azione personale, miseria. ma Ciao, non sono proprio Mastermet. sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Ottima Bravissimo. pressione la sua. Palla recuperata. Bravo, Vavro. Emre. La Juventus ha difeso con forza il proprio allenatore dalle critiche Gazza. ingiustificate addosso negli ultimi giorni. Tanto Io credo che le è critiche che crollato sono state qualcosa. rivolte all'allenatore siano fondamentalmente giuste. L'impostazione che ha dato alla difesa ha lasciato la Comunque, squadra questa più partita debole e ripresa indietro. dopo un anno Nessuna secondo, squadra è manco stata fosse capace di avviare la FIFA strategica in col corsa. kickoff glitch.
Bolo Bolo. Tutto in ordine? Sì, sì. Ottima copertura qui. Li hanno indotti in errore. Grazie. Interrompendo la manovra prima che diventasse davvero per... Bravissimo. Ronaldinho. Digno. Si allunga dalla palla. Andiamo. Si ripartirà con... Che ricordi Embre? Sì. Devo dire Embre. Embre a me piaceva un casino, ragazzi. Mi piaceva veramente. 31 metri? Ci si può provare? Ho chiesto troppo. Ho chiesto troppo alla vita. C'era un tempo in cui a Winning Eleven ci si allenava anche dai 31 e la si metteva, ma erano altri tempi. Con i miei amici, ai tempi si facevano cose su Winning Eleven che voi umani non potete neanche immaginare. Ma. Allenamenti intensivi, roba che quelli che giocano a Fortnite adesso ci farebbero un baffo. Mamma mia. Piemeci, tu puoi capirmi. I bei tempi di Winning Eleven. Si passavano notti intere ogni volta che usciva il nuovo Winning Eleven solo sull'allenamento a imparare le nuove dinamiche. Vabbè, ragazzi, erano tempi veramente che... Ricordo con una nostalgia difficilmente spiegabile. Digno. Sì, ma se lo calpesti è fallo, però. Non si può fare. Masiello contro Morata. Sì, però... Mamma mia, sì, vabbè, Masiello che anticipa De Rovega Morata, però è fantascientifico. Gazza? Del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare. Gli hai fatto la busta, gli avevi fatto il bustone. C'è la palla lunga in avanti. Non riesce a mantenere il possesso. Bene così. La Juventus ha un piano di gioco. È partito Gazza. Sì, è partito Gazza. Semplice ma efficace. Se hai gli uomini giusti in mezzo, cercare il cross è sempre una buona idea. No! Spazza il pallone. Non può sbagliare. Ronaldinho. Lo sapevo. Pazzesco. Lo sapevo. Lo sapevo. Segna sempre lui. Segna sempre lui. È incredibile. Un contropiede portato in maniera perfetta. È incredibile. Cosa fa? Oh, santo cielo! Che spettacolo, ragazzi. Comunque, Ronaldinho, giocatore totale. Veramente giocatore totale, ragazzi. Conducono con una rete in più. Porax, no! È vero! Ma ora devono fare attenzione a non vanificare il vantaggio. Diciamo che, allora, tanta gente, mi rendo conto che non ha... visto di buon occhio il fatto di abusare un po' delle varie leggende che abbiamo, ma io sto tornando ai tempi in cui giocavo a Winning Eleven con giocatori come questi, e quindi no, comunque, ma insomma è la nostra ultima serie di PES questa, per cui per quest'anno va un attimo chiusa con un po' di sana follia. Cosa fa Szczęsny? Che reazione questo Monza, comunque. Tanto hanno... Molti non li hanno visti giocare, è vero. Vabbè, ma ragazzi, cioè... Io penso che chiunque abbia visto, mo ne dico una a caso, delle giocate di Ronaldinho, il gol che Ronaldinho fece al classico con Real Madrid, facendosi tutta la fascia, tu vedi quello, non puoi non innamorarti di Ronaldinho, per la vita. Questo è un grande calcio e abbiamo ancora un tempo da seguire. 2-1, gran bel primo tempo, 3 gol, tante emozioni e sicuramente la ripresa. Io ricordo ancora la faccia di mio padre. L'azione già ripresa. Davanti alla TV ci siamo guardati come se avessimo visto gli alieni. Queste condizioni lo hanno intrappolato. Prova a cambiare la... Mamma mia, Masiello! Prova a spingere sulla corsia di destra. È un giocatore totale. E però
però. Mamma mia. Il gol di punta col Chelsea. Scarpini neri aveva quella volta. Io non l'ho mai visto giocare dal vivo. Quella è l'unica cosa che rimpiango tantissimo. Digno dal vivo mi è sempre mancato. Ne ho visti diversi giocatori molto molto forti dal vivo, ma Digno mi manca. E mi mancherà sempre, purtroppo. Mamma mia, Emre. Apri tutto. La difesa non sale, Fabio, visto? Non puntano sul fuorigioco. Secondo te hanno comunque, oh, rinnovata solidità difensiva con Masiello, eh. Non vogliono concedere la possibilità. Questo promettente giovane. Se sbagliano un'uscita la possono pagare. C'è sempre lui. Guarda come mi domina questa difesa Masiello, guarda che roba. La cattiveria. Di nuovo sotto il loro controllo. Sulla destra. Mamma mia. Erano altri tempi, quanto è vero, raga. Quanto è vero. E in questo momento devono prendere dei rischi. Ci vorrebbe Stankovic, porca miseria. Quanto ci vorrebbe Stankovic. Sono d'accordissimo. Devo dire, Gazza meno incisivo di quanto avrei immaginato, eh. Oh, Candreva so. Gli hanno spaccato. Quella cosa lì, anzi, quelle cose lì, prima una, poi l'altra. Prima la palla, poi l'altra. Una al primo tempo, una al secondo. Cristiano Ronaldo prova a spingere sulla corsia di sinistra. Ah, qua non osarti. E qua non osarti, Vavro. Non lo salti, Vavro. Non lo salti. Non lo salti. Non lo sa. Pallo gamba te fa, Vavro, eh. Mamma mia, che furto. Cercano un'azione veloce. Gascoigne. Vai, Paul. Bravissimo, Paul. Per Antonino. Per Antonino. Va dentro. È buona. No. Io vorrei chiuderla sta partita. Non ci si riesce, però. Non ci si riesce. Chiesa. Ci pensa Masiello. Bravissimo. Digno. Ronaldinho. No, ragazzi, no, non ci posso credere. Aveva fatto il pezzo della vita per saltare la marcatura. Dai. Non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Ti prego. Ecco Gascoigne. Oh. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Comunque, Cizza a sinistra sembra Nedved. Quelle finte si fanno semplicemente con l'analogico. Non ho fatto niente di particolare. Semplicemente l'ho pensata e l'ha fatta. Non so bene per quale motivo sia accaduto, ma Ronaldinho fa cose. Meglio in questa circolazione della palla. Non hanno più tanto tempo per rimediare. 87esimo. Stiamo per portare a casa 3 punti che sarebbero di un'importanza incalcolabile per la lotta ai primi posti. Comunque, manca solo Roberto Carlos qua in mezzo, diciamocelo. Diciamocelo. Senza L2, sì. Qua fanno delle finte contestuali se muovi l'analogico in un certo modo in certi momenti. Alla fine PES è sempre stato un po' così. Masiello. Mamma mia, Masiello. Mamma mia, Masiello al 90esimo. Ancora ne ha. Ancora ne ha, Masiello. Incredibile. Un doppio intervento da altri tempi. Comunque... cioè, sta diventando una realtà Masiello lì dietro, Guti non l'ho trovato, sta buono, va. Avrei pagato qualsiasi cifra per aver Guti. Non l'ho trovato, purtroppo. Masiello incredibile. Allora, intanto vi pago la bet. Gol. Vi apro la bet per la prossima. Spendetevi bene, i vostri Aldo Coins.
Allora, sta vittoria ci porta a 3 punti dall'Inter. I primi Aldo Coins, spendeteli bene, con moderazione. Candreva... Avevo 127 milioni. Vabbè, ma io che ce faccio con 40 milioni tanto? C'ho 127. Monza Lazio, subito. No! Mi tocca star senza il ministro della difesa. Vabbè, ma amarissima così. Sto rosicando tanto. Vabbè, allora, oggi facciamo gioca onda. E... Ma la fascia. C'è qualcuno che se la meriterebbe di più e che mi farebbe alzare l'intesa? Manco per niente. Va bene. Come non detto. Si è rotto facendo un anticipo di rovesciata, Matiello, veramente. Freddy, dai, ti capisco. Jafari's back, ragazzi, Jafari's back. Attenzione, eh. Oggi gli ho scatenato contro Akpa. No, Akpa. Tanto attacco Caicedo Correa. Speriamo quindi che il calcio giocato faccia onore al loro entusiasmo. Che complesso, sì. Quello di Monza è un complesso veramente. Nel frattempo la gara è iniziata. Io stavo per tirare. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Devo mettere più ricompense, ragazzi. Sì, adesso a breve definiremo anche quel discorso. Mamma mia, quindi sì. Lo hanno marcato molto bene. Non si è potuto liberare. Ma non a lui! Ma volevo aprire per Pulu. Francesco Acerbi. La Lazio sembra stia provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo. Che vorrei riuscire a vincere sto piazzamento Champions con largo anticipo. Credo che vogliano in qualche modo provare ad aprire le... addirittura lo scudo, ma aia, mamma mia. Che rischio. Mavro si sgancia. Digno. Guarda Pulu. Vabbè, questa coso. Però se me te la mortisci. Che apertura gli ha fatto Forlan? Lo stop c'era. Non mi ha fatto... l'ho scavettato poco. Allora, calcio d'angolo di Ronaldinho. Mi aspetto fuoco e fiamme. È ben posizionato e spazia via la palla. Numero. Non mi riesco a liberare per tiro. No. E conquista il pallone. Vabbè, su. Chi è il portiere della Lazio? Non l'ho visto, no. Mamma mia, sicurissimo Can. Oh. Pulu esterno sinistro mi fa un po' fatica. È Reina, sì. Un avversario che non ha mollato fino alla fine. Pallone dentro. Che rimpallo c'ha avuto? Mortacci tua. Via. Digno. L'hai visto? Si è sacrificato ed è stato decisivo. Ero certo di potergli fregare. Tempo dell'ultima partita e balza il gol del vantaggio. 15 minuti. È Caballero. Ma ci avrà 200. Vabbè, no, sarà un regen probabilmente. Digno. Bravo, Digno.
situazione facile. Sono passato, gli ho fatto un bustone mai visto, ma fammi giocare. Ciao Logollos, amico mio, felicissimo di vederti. Ma questo chi è, tra l'altro? Qualcuno che si propone a darmi una mano? Non c'è. Allora Pulu Pulu se la fa tutta. Allora Pulu Pulu se la fa tutta. Niente. No. Scontro fra titani, Milinkovic digno. Ce n'ha de strada la fa Milinkovic. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Allora, dai. Ma non è possibile. Ma non è possibile che si sbaglino tutti i passaggi più semplici. Dai. Manovra ariosa. Manovra ariosa. No. C'è una bella difesa Lazio, Almeno qua. Almeno qua. Almeno qua. Almeno qua. Allora, siamo un po' carenti al centrocampo. Allora io faccio una bella cosa. Metto la 619, seconda punta, col trequartista dietro. Ecco. Così ci abbiamo. Partiti, è iniziato il secondo tempo. Giovinco con i capelli, però io volevo pelato. La versione pelata è più determinante, è più aerodinamica. Bravissimo. Non si riesce a giocare con questi, Mi sembra evidente, ha deciso di alzare il baricentro della squadra nel momento giusto. È stata una scelta coraggiosa, ma che alla fine, ti prego, è stata premiata con un risultato positivo. Si libera la grande, la gioca in aria. Ma vasce de Rovega, ma vasce de Rovega. Una parata eccezionale, ha avuto un riflesso pedine che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Ce l'avrebbe pure la skill per fare sta roba. Sulla destra. Gli ha elevata. Gli ha elevata. La gioca lunga sulla fascia opposta. Ecco il traversone. No! Si era girato benissimo. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Dai, dai. Ah! Fares. Donato! Grazie Vincenzo per l'esame a 2 mesi. Però più tiri da fuori. Il mio grande problema a PES è sempre quello, che tiro poco. Poi prima che la Juventus l'ho fatto e abbiamo vinto, in effetti. Lazzari continua ad avanzare verso l'area. Sa quant'è veloce. Arriva sulla palla. Bravissimo. Mannaggia la morte, però. Non riusciamo più a uscire. Allora. Serve un contropiedissimo. Serve un contro. Allora, io intanto. Tanto. Lo so chi serve oggi. Pavo. Serve il pavo. Serve il pavo là davanti. Ultimo, come va, tra l'altro? Come procede la guarigione? Si fa trovare pronto al pallone. Può provare. E due, E due che parevano dentro. Se c'è spazio a sufficienza, però va bene a provarci. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Ma poi crossa su.
Giovinco che la prende, incredibilmente. No, vabbè, dai, ragazzi. Ma Caballero gli aveva partite tre ernie per fare una parata del genere. Su, ma di cosa stiamo parlando? Il controllo di palla è stato perfetto. Se solo la conclusione fosse stata all'altezza della situazione. Digno. Dammi il fallo. Il fisico e conquista il pallone. Francesco Acerbi. Una parata, cioè, se si stende meglio Caballero di Szczęsny prima. Cioè, era 100 volte più angolato questo di tiro di quello di prima di Forlan. Digno. È partito Digno. È partito Digno, non lo fermi. Vabbè, l'Artri sì, però. Beh, si sono mangiati dei gol allucinanti, eh. Ma chi è questo? Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. Se ti guardo Moro. Il Monza, a quanto pare oggi non conquisterai tre punti dopo una bella striscia di... Ma state zitto, ma che... Perché la devi dire, Caressa? Ottimo pallone in profondità. No, Maldo. Niente. Massa, quanto... Quanta gufa questo. Mortacci sua. Ma chi è poi quello? Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi. Che paperone difensivo, eh. Maldini ne ha fatta un'altra, Maldini. Maldini ne ha fatta un'altra. Ma che ha... Ah, Roger Guedes. Famosissimo Roger Guedes. Non devono commettere passi falsi. Prova a verticalizzare. La difesa è invalicabile oggi. Allontana tutti giù. Comunque ha detto non riusciamo a guadagnare 3 punti. 3-2-1 gol. Impressionante, veramente. Il Monza non può permettersi un'azione ragionata. Il direttore di gara potrebbe fischiare da un momento all'altro. Sì. Ma tu tiraci, che te frega? Niente. Sbroglia la situazione. Mette in mezzo il traversone. È buona. Tu tira, che te frega? Niente. Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. L'allenatore non mi sembra molto contento di questa giocata. Niente, senza il ministro della difesa sta squadra non rende. Se gli levi Masiello, sto Monza non è, cioè non si riesce a fare niente. Siamo Masiello dipendenti, ragazzi. Siamo Masiello dipendenti. Poco da fa. Ci vuole Masiello. Magoz, grazie mille per la prima sub, benvenuto. Grazie davvero. Non possono essere soddisfatti di questo risultato. Ho veramente rosicato, dico la verità. Qua ho rosicato. Qua ho veramente rosicato perché... Perché sì. Perché sì, ragazzi, perché sì. No gol con la Lazio. Facciamo la prossima. Con l'Udinese. Allora. Rapporto mensile, rapporto allenamenti... Guadagni, Miranda, Defoe. Vabbè, niente. Se non gioca Masiello, questa squadra non può... Oh, vedi, è tornato. È tornato Masiello, è tornato Morato. Morato. Vittorio, grazie mille per la resaba 12. È il primo falchiversario per te, grazie. Grazie di cuore, davvero. Allora, Emre va bene, Gazza va bene, tutti stanno te. Pavo sta meglio di Forlan oggi, quindi vada per il Pavo. E torna finalmente Pedro Neto, che si è sentita la mancanza. Terrificante. Dopo Sabetti, e Aldo Coins hanno fatto la fine delle azioni della Juve dopo l'ufficiale della Superlega. gli Aldo Coins. Tra un po' ci ammettono su Coinbase, eh. Tra un po' ci mettono su Coinbase. Karanesh, grazie mille per il ride. Benvenuto. Benvenuto a te e ai tuoi. Più sorridente che mai. Il sole bacia, allora, bene
Il sole bacia i belli, a noi ci lascia al buio, sì, lo so. Dai, forza, andiamo. Tocca tornare a vincere contro De Paul e qual era quell'altro? Vedi, sono Tomasiello, è cambiata la musica. Gli sono bastati 30 secondi per fare un anticipo determinante. Deulofò, vedi, guarda Masiello, è sempre lui che mi domina. E questa è una struttura di poco superlativa, una cornice perfetta per partire come questa. Dai, Pedrito. Ci dice che non stanno attraversando un buon periodo. Nessuna vittoria nelle ultime tre partite. Fabio, alcune di queste statistiche sono un po' bugiarde. Okay, preparatevi a giocare il no goal, perché finché c'è Masiello dietro, eccola. Dai, non posso averla tirata in questo modo, dai. Oh, non ho finito manco la frase stavolta. I poteri sono fuori controllo. Deulofeu. Cross di Deulofeu. Deulofeu è diventato adesso. Deulofò. Deulofeu e Deulofeu. L'ha detti tutti. Vabbè, ragazzi, ma che cazzarola? Ma perché? Bravo Masiello che si immola. Eccala. Perché se arriva tra i commenti qualche fenomeno che mi fa no, ma si dice Deulofeu, lo banno. Giuro, già su Deulofò ho fatto fatica. Su De Paul lo posso accettare, ma Deulofeu no. Allarga il gioco a destra. Bussetto. Un altro cross. Masiello. Deulofeu. Sì, manca giusto quella. Comunque non tocchiamo più la palla. La gioca a sinistra. Ecco il cross. Conclusione. Mamma mia. Era proprio lì, davanti alla porta. Ha buttato via l'occasione. Io sapevo. Oliviero Cane, sì. Ma chi? Un'azione rischiosa. Pallone lungo in verticale. Bravo Masiello. Sempre lui. Passa l'apertura. C'è l'opportunità per il contropiede. Intervento energico. Maldo è un po' fuori fase, L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Un po' fuori fase, capito a Maldo. Carissa vuole fare il poliglotto e pronuncia tutte le lingue. Mamma mia. Comunque il doppio trequartista. Doppio trequartista, devo dire, un po'. Mamma mia, Masiello riparte. Testa alta come Nesta. Mamma mia Gazza. Sembra di vedere Salas. Andando sempre sul fondo per cercare questo cross che ormai sta diventando inutile. È vero, Luca, sono d'accordissimo con te. Bisogna cambiare qualcosa. Amaldo. Però impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Ti prego. Occasione per Pavoletti. Pavo. Occhio al pallone. Vai a fare in va bene. Sorpresa, ma non ha colpito bene il pallone. Lasagna. E ci prova. Mazza quanto amaro sto gioco certe volte. Oh. Pavo di cucchiaio. Allora tocca cambiare un attimo le cose. Dobbiamo allargare un po' qui. Allargare le maglie. Se no non si riesce a dare un senso. Ok.
L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Ragazzi, sarà a spalla, non lo so così, ma te vedo proprio male male, ma devono continuare a lottare. Ma vacce! Jim, grazie per la sub a 15. Grazie di cuore. Ma come fa a non essere angolo? Ma che cosa? Tutti quelli iniziano con Ga, noi non si riesce a fa niente. Sto veramente rosicando. Allora, andiamo in offensiva, ci pensa Masiello. La porta, calla. Masiello in difesa, rimaniamo dietro. Dai. Sinistra con il passaggio. Deulofeu non riesce a servire il compagno. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente cercando tutto. Disperatamente un qualcuno. Ecco Pavoletti. Ti prego, Pavo, però dovresti stare in mezzo tu. Occasione per Pavoletti. Mi viene da piagne. Non si propone mai nel punto giusto, Pavo. Devo aggiustare il fluido, in che senso? Il Monza vuole assolutamente rifarsi dopo la sconfitta di misura rimediata nel turno precedente. Masiellone. Oh, ma che davvero? Lasagna. Dice no. Mamma mia, Masiello. Salva il risultato. Provano a partire in velocità. Era un passaggio normale questo, neanche filtrante. Mostrano un buon controllo del gioco. Ah, ho il modulo fluido con i vecchi schemi. Cavolo. Allora aspettate che è il giocatore che riceve più passaggi in questa squadra. La maggior parte delle azioni passano per i suoi piedi. Nolli. Fermi. Non si è potuto liberare. Allora fammi una bella cosa. No, ecco. Ho levato il fluido, poi famo con calma, Cerca l'uomo là davanti. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Tanto per adesso. La butta in mezzo. Ciao, via Mecis, un abbraccione. Pavoletti. Dai. Digno può andare dentro. È calcio d'angolo. Ma come calcio d'angolo? Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. E attento e allontana senza problemi. Candreva con il cross. Embre. Tiro. No! Al lavoro magistrale della difesa. Sì, vabbè, ragazzi. Mamma mia, ma che cazzarola sta succede? Deulofeu ha trovato un bersaglio nell'ultima partita, segnando il gol del pareggio nel secondo tempo. Masiello! La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Guarda Digno. Ronaldinho. Attacca l'uomo! No! Devono pareggiare. C'è la miseria. Rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Cerca un compagno. Bravo Maldo. 80esimo. Si può provare. Gli ultimi sforzi. Schiaccia il piede sulla. Prendosi. Va in scivolata. Ragazzi, a questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Il gioco deve fare i momenti perché c'è intesa bassa, sì. L'ultimo rigore che ci ho dato quando era? Quanti anni fa era? C'è il colpo di testa. Mamma mia.
gioca una palla lunga, riceve in ottima lasagna. Colpisce in linea portiere battuto. Mi piacerebbe la lasagna. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Che manca poco. Ultime battute. L'azione ristagna a centrocampo, ma il tempo scorre inesorabile. Sì, però mortacci vostra. Non si riesce a fare un filtrante che sia decente a sto gioco. Ma che cazzo ce l'hanno messo a fare il filtrante? Ma io veramente, boh. Cioè, l'inutilità totale quest'anno. L'inutilità totale. Santo cielo, benedetto. È una roba senza senso. Non funziona. Un filtrante, oh. Uno. Neanche a un metro. Pure a un metro sbagliano. Pure a un metro. È imbarazzante. È imbarazzante. Allora. Mo, prima di tutto... Vabbè, tutti giovanili, ma non ci abbiamo... Allora, mettiamo a posto lo schema un attimo, perché il discorso dello schema era... è giustamente... Allora... Allora, in possesso palla, Digno trequartista mi piace. Però così, ecco. Senza possesso palla... si abbassano, ecco, quindi senza possesso palla noi abbiamo i trequartisti che si abbassano e si allargano e gli esterni che scendono, con possesso palla le ali le voglio più alte. Enrico, amico mio, grazie mille amico mio. Tutto bene? Io sono in trepidante attesa di venerdì, eh? Non so lei, ma sono in trepidante attesa. Manu, grazie mille per la risalba a 4 mesi. Grazie per quello che fai per noi e per questo momento difficile. Grazie. Ma grazie a voi, ragazzi. Ma grazie a voi. In possesso palla... ok. Al calcio inizio va bene. Ok, questo è decisamente più adatto. Perfetto. Ok. Col possesso palla inverti Gazza con Digno. Donato! Dici? Trex, sbarazzino, grazie a voi per la resub a 5. Sono fiero di poter condividere la mia sub con i migliori di Twitch e di YouTube. Grazie, grazie. Grazie di cuore, grazie davvero, per le parole soprattutto. Fa veramente, veramente piacere. Allora, i punti ve l'ho dati? No, non ve l'ho dati. Allora, abbiamo perso con no goal. Abbiamo l'altro pronostico, adesso... per la successiva. E Robin in panca al Crotone, sì. Fantastico. Beh, vabbè, al Crotone c'hanno dei giocatori che sono più talentuosi, giustamente. Scusate, eh. Che ci fanno con Robin? Terrificante sta cosa, terrificante. Le icone ci sono perché le ho sbloccate al MyClub e le ho importate sulla carriera. Metti un mediano che collega centrocampo e difesa con il passaggio alto migliore e lanci la punta. Non abbiamo un gran mediano noi in squadra e il dramma è quello. Il problema è quello. Vediamo un po' se col modulo fluido adesso aggiustato. Infatti grazie ragazzi, ma l'avevo completamente scordato che fosse da rivedere. Oh, teoricamente, vabbè che la Coppa Italia è sempre una brutta bestia. La conclusione è uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Per importarle nella carriera c'è un'opzione molto semplice che ci importa giocatori MyClub. In alto a destra l'ultimo tab. No, Pavo. Disco Pelle, grazie per la resub a 3 mesi. Cado bambino, lavoro, non riesco mai a vedere live, ma la sub è d'obbligo, grazie. Grazie di cuore. E ti dico, Benali.
Che bella distrazione che c'hai, però. Che bella distrazione. Spero un giorno di avere la stessa distrazione dentro casa. Ah, ma si è! Però dai un po', perché sennò. So. Che fatica! Che fatica! Che fatica che si fa oggi! Tanto siamo in hype train, grazie ragazzi! Ti presto il più piccolo. Immagino che quello sia quello un po' più impegnativo. Mamma mia, Oliver. Tornerà Judgment. Se ritroviamo un post in settimana, perché no, ragazzi? Io un altro episodietto ve lo faccio volentieri. Questo è il Masiello che conosco. Oh, dai. Niente. Oh. Dalla Paolino. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Devo dire che il Pavo là davanti. Io ho voluto appurare la coppa Italia per dimostrare un po' il suo. Bravo, Masiello. Gazza. Ma è Gazza? Pedro Neto. Pavo, ma cosa stracazzarola è? Pavo, please, Pavo, se no metto Forlan, che anche basta. Ce l'ho. Ben fatto, intervenuto quando c'era Digno, di basta, è partito Digno. Non lo fermi, Digno. Pavo, è tua? Niente. Cercato di arrivare in porta con prepotenza. La difesa fa troppa fatica ad arginarlo. Dovrebbero raddoppiare la marcatura su di lui, ma anche questo comporta dei rischi. Provano a partire in velocità. Ma vai in profondità! Sempre a chiamarla come se avessi i piedi per gestirla poi. Mamma mia, Masiello, che chiusura! Nel modo giusto il pallone. Guendouzi sta crescendo moltissimo ultimamente. Infatti è in gran forma. Ma basta vedere il modo in cui si muove in campo. È molto pronto e reattivo. Sa sempre esattamente. Ci serve sta vittoria a tutti i costi. Partita in partita. La Coppa Italia è un obiettivo quest'anno, Bravo, Gazza. Ecco un'occasione di contropiede. Vai. Niente. Pallone intercettato tempestivamente. Maledetto. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Ottima pressione. Donato! Ottimo il fraseggio. Bravo. Per il contropiede. Ma non lì. Ma la posso volere lì. Cerca, grazie mille per la risalba 11. Quasi falchi avversario, Ci siamo ormai. Grazie, davvero. No, pensavo ad anticipare. Mamma mia, Masiello. Oggi sta in forma, Oggi sta in forma. Oggi sta in forma. Il cotone è in Serie B. Ma lo sai che forse? Perché c'è Ronaldinho prima punta? Sono passati tutti. Allora, Pavo. Fuori. Che avevo Ronaldinho prima punta? Non ha senso tutto ciò. Vabbè. Cioè, presa la finale di Coppa Italia, primavera, la sofferenza che... Con ricordo per... Ma la fanno da qualche parte? Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. Porca miseria, oggi stavo completamente lesso. Non ho letto niente. Aia. Aia. Mamma mia. Peccato perché si era venuto a creare uno. Ragna, speriamo bene, anche se la vedo male. Per noi la vedo male quest'anno, però mai dire mai, il calcio è bello anche per questo. Sport Italia, porca miseria.
C'è un sito internet dove lo fanno vedere sport? Sì, io non c'ho l'antenna qua, porca miseria. So col Chromecast per vedere la TV io. Non ha mai funzionato l'antenna dentro sta casa. Pia due canali prende. Bravo. Gazza. Ti prego. Ti prego. Quanto si è messo bene per pararla. Ma non ci posso. Era posizionato perfettamente. Quasi farlocco. Cioè sembrava che seguisse il mio analogico prima che tirassi. Il secondo tempo è iniziato da... Ma non ci posso credere. Bravissimo Pedrito. Molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Bravo, bravo, mi sei piaciuto. Vigno, il profondo. Sportiva, ma stava a perdere 2-0. Ma che è davvero, raga? L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Che annataccia questa. Io comunque ho un problema, ragazzi. Abbastanza serio. Ho in mente Passerà, cantato da Pia Medeo venerdì, da giorni, e non esce. È sempre lì, opportunità di ripartire. Perennemente nel mio cervello che cantano, non so come fare, non so come levarmelo dalla testa. Se qualcuno avesse una tecnica particolare per cancellare dalla memoria le cose, che mi mandi un messaggio. Tutto il giorno. Palla in profondità per il compagno. Mamma mia, Masiello. Guendouzi. Ecco Ronaldinho. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Sicuri in fase di palleggio. No, Masiello. No, Masiello. Bravissimo, Masiello. Mazza che intervento. Ti manca qualcosa, Fabio, nella finalizzazione. Perché poi là davanti ci arrivano. Come? Il Crotone ha optato subito per un altro cambio. Mamma mia. Occasione fallita, è stato sfortunato qui. Il neuralizzatore di Man in Black. Ah, ma Diego, era meglio Paoletti, ho detto tutto, eh. Benali, calcio di punizione per il Crotone. Stiamo stentando. Stiamo stentando. Pure col Crotone sta oggi giornataccia, finché non sei, che non cresce un po' st'intesa, è macello. L'ago della bilancia potrebbe pendere. Comunque io non capisco che c'è Ronaldinho che sta a fare la prima punta. Cioè, con tutto il bene. Ma perché? Scodella in avanti. Sto doppio trequartista non funziona. Io speravo che avrebbe dato la svolta, ma no. Poi Forlan veramente sembra che è venuto la bombola d'ossigeno a giocare. Il Monza ha poco tempo ormai, ma la porta avversaria sembra stregata. Allarga il gioco. Addirittura. Mo te riconosco, Amaldo. Bravissimo Masiello. Ultima azione. Vabbè. Ora mi chiedo se... Io non ho parole. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in estremis. Pedro Neto. Ok. Cercano un'azione veloce. Gascoigne. Tocco preciso. Sei passato!
Nel momento più inaspettato. Si inchina. Si inchina. Il Maradona del Bosforo. Finalmente c'è. Non so come abbia fatto, onestamente, ma l'importante è che l'abbia messa. Che incubo. Perché è piccolo, gli è passato in mezzo. Altrimenti se era il centimetro più alto non ce la faceva. Sono in vantaggio, devono gestire in questi. Finisce qui? L'abbiamo fatta? L'abbiamo fatta? Dai che è finita. Partita rubatissima. Avremmo meritato di straperderla perché abbiamo giocato, ma non importa. Sono le partite che fanno morale questa. Oh, è finita. Oh, è finita. Oh, è finita. Mamma mia, Masiello. Non è possibile. Non è... Masiello fa l'intervento della vita. Io spazzo sulle chiappe dei Maldini. Gol. Cioè, beh, aiuto. 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 Cioè, pietà di me. Pietà di me. Ciao Salzano. Grazie per la prima sub. Per aver reso questo momento meno amaro. No, vabbè, ragazzi, cioè. Io non ce la... Cioè, 3 minuti di recupero, ma al 96esimo. Io non ce posso credere. Da ufficio inchieste questa, Questa è da ufficio inchieste, ragazzi. Cioè, non so che dire. Io non so che dire. Quindi? C'è il ritorno? Sto rosicando a dei livelli che non riesco neanche a comporre. Porca miseria. Allora, Guendouzi, grandi potenzialità. Meno male. Almeno quello. Comunque, non c'è una lira. Non c'è una lira. E quindi va bene così. Ragazzi miei, allora, il nostro trittico lo abbiamo fatto. Adesso, prossimo trittico sarà ritorno col Crotone, la prossima volta l'Inter e il Cagliari. Allora, l'Inter è prima in classifica, se vinciamo ci ributtiamo nella mischia. Ci ributtiamo, se non vinciamo è un macello perché si proprio no? Ma poi, ma quanto è corta sta classifica? A 9 punti siamo in 42. La zona calda dista... pochissimi punti. Vabbè, amarissima. Guarda, meno male che ti sei allontanato ultimo, perché avresti rischiato gravissimo stavolta. Credimi, avresti rischiato gravissimo. Quindi, ragazzi, per adesso è tutto. Con la morte nel cuore dopo sto pareggio rubato dal Crotone. Ma ci vendicheremo. Ci vendicheremo. Nel prossimo episodio ci vendicheremo. Ci dobbiamo vendicare per forza. Io non posso lasciare... così la situazione. Per cui, ragazzi miei, io vi ringrazio come sempre per la presenza, per il supporto, e noi ci vediamo domani.